Dopo la scuola, l'università. Non possiamo più perdere tempo, dobbiamo riformare il nostro sistema, rilanciare l'università italiana. I problemi dell'università italiana sono noti a tutti. Innanzitutto è un problema di risanamento del sistema. Abbiamo 40 professori su 20 ricercatori. Abbiamo 5.500 corsi di laurea, quando 7 anni fa erano la metà. Abbiamo 339 sedi staccate. Abbiamo il 90% della spesa che in un terzo delle università serve solo a pagare stipendi. Bene, io credo che tutto questo non possa continuare ad essere. Abbiamo 150 corsi di laurea con meno di 15 studenti. E non dimentichiamoci che siamo il paese con il debito pubblico più alto al mondo e siamo in un contesto internazionale molto difficile. Paesi come l'Islanda sono ormai sull'orlo della bancarotta e sappiamo anche quali sono i problemi finanziari che investono le nostre borse. Io credo che in un contesto di questo tipo sia imprescindibile avviare un risanamento che consenta di utilizzare meglio le risorse. Destinare dunque innanzitutto le risorse a chi meglio le sa utilizzare. L'università deve servire innanzitutto a fare ricerca. È il momento della innovazione, dunque è quel momento fondamentale che rende competitivo il nostro paese. L'università deve servire per i nostri giovani a costruirsi un futuro. Deve essere una grande occasione di promozione sociale. Il nostro sistema universitario è quello che meno al mondo realizza promozione sociale. In sostanza, chi entra povero continua a rimanere povero. E allora è evidente da questo punto di vista che noi dobbiamo innescare un meccanismo virtuoso, un circolo virtuoso, per cui le università siano incoraggiate a chiamare i professori migliori e non semplicemente i figli di parenti degli amici. Dobbiamo innescare un meccanismo che dia più risorse a quelle università che ottengano i risultati migliori in termini di ricerca e di didattica. Dobbiamo innescare un meccanismo che dunque faccia della valutazione un elemento fondamentale. E dobbiamo innescare un meccanismo che consenta ai professori, ai ricercatori, ai docenti più bravi di guadagnare di più, il meccanismo dei contratti individuali. E poi ancora, dobbiamo consentire agli studenti di scegliere, dobbiamo consentire la trasparenza come un principio fondamentale del nostro sistema, la trasparenza che significa informare gli studenti sui risultati che quelle università raggiungono in termini di efficacia della didattica. Quanto tempo io trovo lavoro dopo essermi laureato in quelle università? E ancora, quale, come dire, valutazione internazionale hanno i professori che insegnano in quella università? E quindi anche capire le pubblicazioni, le citazioni su riviste. Insomma, l'università deve essere un sistema aperto, trasparente, a tutti ben noto, in modo che gli studenti possano liberamente scegliere. E allora credo che noi dobbiamo partire da una riforma del reclutamento che è molto atteso. Che è molto attesa nel settore universitario, dal mondo universitario, eliminando i concorsi locali che hanno causato la degenerazione del sistema, studiando un meccanismo che sia estremamente semplice, che non replichi, le complicazioni burocratiche del passato. Dobbiamo avviare quel sistema di valutazione che consenta di valutare i risultati delle singole università, dobbiamo realizzare la riforma del dottorato di ricerca che è ampiamente attesa, proprio perché il dottorato è un momento centrale, un momento di partenza, dobbiamo incoraggiare la selezione e il reclutamento dei giovani migliori, dobbiamo dare delle opportunità investendo dunque in posti per ricercatori e dobbiamo anche ovviamente cambiare la governance, il governo delle nostre università. Le risorse sono certamente fondamentali. Usando una metafora, ho detto che è inutile continuare a versare acqua in un otre forato, prima bisogna restaurarlo, però una volta che l'otre è stato restaurato, l'acqua va rimessa. E quindi a partire dal 2010 occorre parlare di rilancio del sistema. Noi dobbiamo utilizzare il 2009 per risanarlo, nel 2010 dobbiamo rilanciarlo. E come dobbiamo rilanciarlo? Certamente dobbiamo essere consapevoli che il nostro settore della ricerca, il nostro settore dell'istruzione superiore,
ha bisogno di investimenti e soprattutto ha bisogno di una oculatezza di questi investimenti, cioè dobbiamo ancora una volta premiare quelle università che inneschino un meccanismo virtuoso, per esempio, riducendo i corsi di laurea inutili, per esempio migliorando il rapporto fra spese complessive, spese per il personale, fondo di finanziamento ordinario, e soprattutto, quelle università che appunto ottengano risultati di eccellenza. Non possiamo, anche sotto il profilo del blocco delle assunzioni, non possiamo penalizzare quelle università che hanno innescato un meccanismo virtuoso. Quindi non solo più risorse, ma anche libertà di crescere, libertà di assumere per quelle università che abbiano le carte in regola.